eliminarsi perché non abbiamo più le correnti nella gabbia di scoiattolo di rotore, le correnti parassite, e di conseguenza queste perdite rendono la mia macchina quasi di un 40% più efficiente rispetto a un motore in complesso. Ho delle maggiori perdite di statore dovute appunto alla generazione del campo magnetico rotante. Le perdite addizionali, utilizzando la stessa struttura di carcassa, sono praticamente identiche. Vengo a migliorare in modo importante le perdite sul rotore e di conseguenza comincio ad avere questa miglioria tecnica. Tecnologia appunto che ormai è da 10 anni che la stiamo proponendo nel mercato, quindi è diventata una tecnologia ormai per noi consolidata e molto affidabile, perché proponiamo appunto pacchetti SINAREM ormai dal 2011. Abbiamo nella nostra pagina internet numerosi case history dei nostri clienti che apprezzano la qualità e l'efficienza di questo sistema, di questa tipologia di motore. Quindi riusciamo a sostituire un motore I5 con un paritetico motore a induzione normale, con la stessa potenza ma con un ciclo di vita notevolmente più lungo. Parlo di I5, però bisogna fare una doverosa precisazione. A fine 2019, ed è stata rilasciata poi a marzo 2020, la ISI 60034-30-2 ha definito i nuovi standard classi di efficienza di motori a corrente alternata e a velocità variabile. Questa norma non supera, ma si affianca all'attuale norma ISI che definisce l'efficienza dei motori elettrici. Purtroppo, e questo è un mio pensiero personale, hanno mantenuto lo stesso tipo di acronimo, quindi codice IE, che però deve essere confrontato in modo corretto, nel senso che ad oggi quello che viene riportato, i livelli di efficienza riportati sui motori sincroni, tipo sui motori a riluttanza a velocità variabile con l'ausilio di inverter, viene riportata l'efficienza del pacchetto, e quindi posso avere un confronto diretto tra un pacchetto, quindi un pacchetto motore inverter ad esempio a induzione, rispetto a un pacchetto motore inverter a riluttanza. Non posso, ed è un grave errore che è già successo anche nel rendimento del pacchetto che io vedo scritto sul catalogo, e prendere il catalogo e confrontarlo con l'efficienza di un motore diretto da rete, perché il paragone non utilizza lo stesso metro di misura, la stessa metodologia. È la prima volta che viene definita la classe di efficienza IE5, e quindi in pratica un motore IE5 ha il 20% in meno di perdite a un motore IE4. Questo è quello che dice, diciamo, la norma. Come dicevo prima, da non confondere e paragonare la classe di efficienza dei motori per inverter con la classe di efficienza dei motori DOL. Attenzione che spesso e volentieri è già successo con degli altri clienti, tema di leggere i numeri in modo corretto. Abbiamo parlato di motori I5, ma cosa è nato da questa tecnologia? Abbiamo sviluppato due gambe che noi la chiamiamo high out o potenza maggiore, tradotto letteralmente in italiano, che parte dagli 1, dalla grandezza 90 alla grandezza 3,15. Che peculiarità ha questa? Questa tecnologia, usiamo questa tecnologia, però la estremizziamo, la tiriamo
per i capelli il più possibile. Estremizziamo l'applicazione e le performance della macchina non guardando il lato dell'efficienza energetica, ma il lato della performance. Per esempio, se io parlo che su un frame 132 riesco a ricavare 37 kW per una taglia a 3000 giri, capite anche voi che faccio un salto riferito ai motori a induzioni normati Senelec, faccio un salto di 3 taglie e quindi devo, però se questo mi permette di ottimizzare i miei costi di produzione e che ne so, fare un ventilatore con la stessa struttura di sedie e di accoppiamenti, ma utilizzare dal 7 kW e mezzo al 37 kW un unico frame di motore, mi consente un'ottimizzazione di costi industriali notevoli. Ovviamente questo non va a braccetto con la parte dell'efficienza, perché vuol dire proprio tirare per i capelli il motore. L'altra invece, che è quella che abbiamo presentato poc'anzi, parla del motore I5, con la norma recentemente emanata dalla ESI, e lì partiamo da una potenza di 5.5 kW a 315 kW, dalla grandezza 132 alla grandezza 315. Bene, detto diciamo in grandi linee molto velocemente la parte di motore, il motore però è il muscolo e non è niente senza la parte di controllo. La parte di controllo a cui passo la parola invece a Claudio. Sì, grazie Federico. Parliamo ori, parliamo di pacchetti drive e motori, perché questo tipo di motore, se vogliamo così trovare un difetto funzionale, questo tipo di motore non può essere collegato direttamente alla rete, anche se ABB ha sviluppato anche questi motori diretti da rete, però non possono, diciamo, sposarsi con l'inverter, quindi c'è una certa gamma di motori a riluttanza che sono avviabili da rete, che però non possono essere abbinati ai convertitori di frequenza. Diciamo, questa tipologia di motori E5, così come gli AI output, grazie all'inverter ABB della serie CS880, possono funzionare e avere un accurato controllo della coppia e della velocità per fare applicazioni importanti di qualsiasi tipo. Per esempio, qui vedete illustrato un estrusore, abbiamo della plastica con ottimi risultati soprattutto sul rendimento e sull'abbassamento della gamma dell'altezza d'asse del motore per ottenere la stessa coppia potenza rispetto al motore a sinistra. Oltre dobbiamo anche dire che questa tipologia di motori è dei motori ABB di tipologia asincrona di alta qualità e sulla meccanica degli M3BP, quindi il motore sicuramente qualitativamente è una macchina eccezionale. In coppia anche a velocità zero, se vogliamo avere la coppia nominale a velocità zero continuativa, dobbiamo prevedere un raffreddamento forzato del motore, però appunto, come vi dicevo prima, le esperienze che abbiamo già fatto con estrusori o con applicazioni a coppia costante, abbiamo visto che il motore si mantiene freddo fino ai bassi giri, e una volta che inizia, diciamo, a girare alla metà dei giri nominali, la ventilazione della ventola, l'aria prodotta dalla ventola che è applicata al motore, riesce poi a raffreddare subito la macchina senza appunto dover prevedere una servoventilazione. Si può avviare con modo di avviamento, si può al volo senza problemi, appunto grazie al controllo dell'inverter.
Un'altra caratteristica è la bassa inerzia. Questi motori sono ideali anche per applicazioni di movimentazioni con una dinamica abbastanza spinta, grazie appunto a un'inerzia ridotta dovuta a un rotore più leggero rispetto al rotore con la gabbia di scoiattolo, come vi diceva prima Federico. E inoltre è possibile appunto controllare rapidamente il motore. Questo tipo di motore può essere abbinato a tutti i nostri inverter, tutta la nostra serie di inverter che noi nelle nostre documentazioni chiamiamo all compatible o più o meno con questa tipologia di nome, sono i convertitori ACS880, ACS580, 380. Riluttanza, i motori di riluttanza sono controllati da tutti. Controllare sia i motori a induzione che quelli a magneti permanenti, il motore a riluttanza appunto fa parte di questa gamma di prodotti abbinabili ai nostri inverter. La caratteristica che contraddistingue i nostri inverter sono la metodologia di controllo. Abbiamo il convertitore di punta che è la CS880 che prevede il controllo motore così denominato DTC, che vuol dire controllo diretto di coppia, e ABB ormai sta così portando avanti dagli anni 90, diciamo, e permette di fare applicazioni e controllare questi motori anche senza l'utilizzo di feedback come gli encoder. Quindi, come diceva prima Federico, il motore è un motore sincrono, la rotazione del rotore segue esattamente il campo magnetico rotante. Non è necessario utilizzare eventuali trasduttori per ottenere un ottimo controllo di velocità. Qui vedete elencati quelli che sono i nostri convertitori, sono la CS580, come dicevo, che è idoneo per funzionamenti sia agli E5 come agli output, mentre per quanto riguarda gli ACH e gli ACQ, che sono i prodotti specifici per l'HVAC o il trattamento acque come pompe, per esempio pompe ventilatori, qui abbiamo l'abbinamento ideale con i motori E5. Per quanto riguarda le altre tipologie di convertitori, 380 e 880 M04 è sicuramente la output, la macchina ideale per questo tipo di abbinamento. Parliamo adesso dell'efficienza del sistema. ABB, e quindi le fabbriche drives e motori insieme hanno effettuato una serie di prove hanno rilasciato queste dichiarazioni del produttore o manufacturer statement, così come vengono chiamati. Questi sono dei documenti che vedete illustrati nella foto di destra, le due pagine che vedete affiancate in alto, dove su una viene rappresentata la pratica con le condizioni di carico e della la coppia costante. Con di meno, dove normative ne prevedono 8, ma noi ne abbiamo individuati partendo dal 25% di coppia fino alla velocità nominale e anche al 25% della velocità. Quindi 16 punti, possiamo vedere che rendimento fa che. Come prima Federico, da non confondere appunto il rendimento rispetto a un motore asincrono, essendo diretto da rete, che vedete sui cataloghi, è il rendimento del software. Qui il motore convertito, quindi in uscita diviso la potenza in ingresso, otteniamo il rendimento del ok, andiamo pure avanti. Ci volevo far vedere un foto che era da laboratorio in fabbrica dove vengono prodotti gli inverter, dove abbiamo anche questi motori abbinati ai carichi per poter fare queste prove. Quindi sono stati
testati, motori e rilasciati appunto queste dichiarazioni di efficienza. Ecco, per quanto riguarda queste prove e queste dichiarazioni, ABB spesa anche il carico di fare il test su avvolgimenti e cuscinetti, quindi per vedere veramente le temperature che presentano, è stato in considerazione per esempio un motore asincrono IE2, IE4, del motore per 6 ore circa, quindi per portare la macchina in temperatura, e poi sono state fatte prove con carico al 100% e al 102%, quindi con una condizione, il dato che viene riportato a catalogo è il dato al 100% del carico, e poi è stata effettuata come era questo andamento della temperatura per 10 minuti, dopo che la temperatura degli avvolgimenti era inferiore a mezzo grado centigrado, 30 minuti. Ecco, l'aumento della temperatura è stato confrontato con la temperatura ambiente, poiché il motore asincrono riscaldava l'ambiente di più del sincrono a riluttanza. E quindi il test è stato poi completamente automatizzato per appunto, rendere le prove. Nella slide successiva vediamo quelli che sono i risultati. Dura al 5% del carico. La parte superiore abbiamo un motore asincrono IE2 con AT. Sono state fatte due misurazioni, quindi due test per ogni motore, dove sopra appunto confrontare i due test, perché si appunto dati erano simili o reali, insomma, che non si fosse fatto un errore durante il test. Tensione di medizione 400 volt, la potenza 33 kW circa, con una corrente motore di 56,5 kW. La temperatura ambiente per il motore asincrono era di 34 gradi C. Temperature cuscinetti, potete vedere, misurati circa 74 gradi sul cuscinetto anteriore, 61 sul cuscinetto posteriore, gli avvolgimenti più o meno 110-109 gradi media diciamo, su tutte e tre le fasi. Nella parte la seconda prova più o meno le temperature si sono presentate uguali, quindi il sistema diciamo era similare. Invece per quanto riguarda il motore a riluttanza, nella parte sotto potete vedere a parità di condizioni di alimentazione, di potenze, la corrente del motore qui è leggermente più alta, perché il motore non presentando la gabbia di scoiattolo richiede, per sviluppare la stessa potenza, la stessa coppia, richiede una corrente superiore, quindi un'eccitazione superiore. Questo è un po' del motore, perché tende a riscaldarlo un po' di più, però non è un motore caldo, la macchina permette di dare quelle performance di temperatura che vediamo qui di fianco. La temperatura ambiente qui era un po' più bassa, però abbiamo che la temperatura sul cuscinetto anteriore era 54 gradi contro i 74 del motore asincrono e 42 per quella del cuscinetto posteriore contro i 61 del motore. E le temperature di avvolgimenti sono notevolmente più basse, a 7 gradi contro i 110, quindi diciamo, è un test documentato che può essere così, esaminato presso la nostra fabbrica, o se vuole, o volendo può anche essere fatto qui da noi nel nostro stabilimento di Vittuone, dove abbiamo un banco prove per poter fare questo tipo di prove come già fatto. Inoltre sono stati misurati l'errore da me, che era di 0,1 giri al minuto, e quello di coppia di 0,1 Nm al rispetto.
questo al 100% del carico, mentre nella slide successiva al 122% del carico vediamo che adesso qui abbiamo una potenza di 41 circa kilowatt, quindi 20% in più, e vedete chiaramente che si innalza rispetto al 100%. Non mi metto sulle colonne perché le potete leggere, abbiamo temperature che in confronto sono mediamente un 10-15% superiori per quanto riguarda il motore a sigla. Anche qui con gli stessi risultati di errori di velocità media misurati in coppia, 0,1 giri e 0,1 newton rispetto al riferimento. Quindi vediamo in sommato questi risultati, possiamo dire che la differenza minima 100% di carico dei due test fatti sono di meno 15 gradi sul cuscinetto anteriore e meno 13 gradi sul cuscinetto posteriore. E meno 29, diciamo, quindi una temperatura diciamo media di meno 28 gradi sugli avvolgimenti. Al 122% il risultato è notevolmente più alto, per cui più innalziamo, più sovraccarichiamo il motore a riluttanza, abbiamo un vantaggio in temperatura e in calore notevolmente superiore rispetto al motore, quindi 50 gradi di, vuol dire maggiore durata dell'avvolgimento motore, maggior durata degli isolamenti, e quindi il motore dura molto di più, quindi la manutenzione, le ore di manutenzione sul motore sono notevolmente inferiori, così come i 20 gradi sulla temperatura del cuscinetto. Potete vedere da questa immagine qui sulla destra una differenza scattata da una foto a induzione rispetto al motore a riluttanza. Quello sulla destra è il motore a riluttanza, colori praticamente freddi, quindi blu e verdi, mentre il motore a induzione, motore colori rosso o giallo, quindi con temperature molto più alte. Quindi potete capire appunto che la prova che abbiamo fatto rispecchia esattamente questa fotografia. Mentre nel grafico, nella torta che vedete in basso sulla sinistra, queste sono appunto prove nelle nostre fabbriche dove vengono appunto rilasciati questi test, dove ci fanno vedere che il problema più grande che può avere un motore durante la sua vita di lavoro è il problema sui cuscinetti, quindi il 70% circa dei problemi sui motori sono dovuti ai guasti e alle rotture dei cuscinetti, quindi avere cuscinetti più freddi e anche così come avvolgimenti dove il 20%-21% vuol dire una durata molto più lunga del motore, una vita ma quindi a risparmiare notevolmente anche sulle ore di manutenzione. Passiamo diciamo all'ultima slide per quanto mi riguarda, un caso applicativo, un esempio, 5 kW in una pompa, in una stazione di pompaggio acqua, la classe di efficienza era IE2 di questo motore, la sostituzione è stata fatta con un motore sempre a riluttanza da 55 kW con un inverter CS880. Qui, dopo tutte le prove e misurazioni fatte, il cliente ha potuto constatare una riduzione e anche del rumore udibile del 70% addirittura. Quindi, oltre ad essere un motore più freddo, è anche tutto solo diciamo, al lato motore, ma anche alla frequenza diciamo, che l'inverter va. Così come va a far lavorare questo tipo di motore, per un totale di un 7% di risparmio
energetico se appunto veniva anche leggermente caricato. Questo credo sia la mia ultima slide. Sì, qui possiamo dire, se volete saperne di più, come diceva Federico prima, sul nostro sito, che potete vedere qui iscritto, potete trovare ulteriori informazioni. ABB negli ultimi appunto tempi case history e con documenti, cataloghi.